Alle origini della balneazione attrezzata italiana tra benessere e sicurezza. E questo è il tema del convegno che si è tenuto a Napoli al Bagno Elena di Posillipo. L'evento è stato l'occasione di raccontare e analizzare la funzione storica della balneazione attrezzata italiana alla presenza di molte figure istituzionali, tra cui il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Ci godiamo una stagione, devo dire, oltre le aspettative. Noi eravamo ottimisti, lo siamo di natura, fa anche bene alla salute, però in tantissime realtà, in tantissime regioni abbiamo superato i numeri del 2019, per cui è andata molto bene. E tra l'altro non è ancora finita perché c'è ancora una coda interessante a settembre e anche a ottobre, per cui una stagione molto buona. L'obiettivo, l'unico obiettivo che abbiamo è dare serenità e tranquillità definitiva al settore. Il Bagno Elena, storico sito balneare napoletano, è stato teatro anche di una mostra fotografica e di una serata evento nel corso della quale sono stati presentati riconoscimenti Lido Storico Italiano. Mario Morra, titolare dello stabilimento di Posillipo. Il Bagno Elena, come dico sempre, è patrimonio della città. Sono quasi 200 anni che regala giornate di mare e di sole ai napoletani e non solo, e questo riconoscimento arriva in un momento molto difficile da una parte, però per me è un momento di orgoglio e di grande speranza per il futuro. Abbiamo la problematica da dover risolvere delle concessioni, la direttiva Bolkestein, quindi attualmente tutto il comparto balneare turistico italiano è in grande fermento. Io mi auguro che l'attenzione della politica, l'attenzione del nostro governo possa trovare una soluzione condivisibile e condivisa in Europa affinché da dare certezza al lavoro delle imprese balneari e di tutto l'indotto del turismo.